Bene, siamo in diretta dal mini autodromo. I piloti più veloci della categoria pista di questo proprio 2013. Le risate, purtroppo, sono tutte al fatto che è la terza volta che facciamo l'intervista, perché ora per un motivo, ora per un altro, avevamo dimenticato qualcosa. Ma adesso siamo veramente in diretta. Tra l'altro sto anche registrando in maniera tale che sicuramente potremo rivedere che tutto è vista e ci faremo le risate. Francesco Torelli, rientrato alle corse dopo un po' di tempo, dici un po' come sta andando. Sta andando in maniera discreta, la macchina qualche piccolo problemuccio, però è un piacevole rientro, insomma, essere qua è piacevole. Ricordiamo che la macchina è una 7, non è una 7. Peccato che manca un po' di gente, a dire il vero, potevamo essere di più, però come sta, la crisi sta colpendo un po' tutto il settore modellistico, quindi non ci possiamo lamentare, ci sono quasi 40 persone. Benissimo, benissimo, fantastico. Sono contento che tu sei ritornato, perché veramente la mamma è mancata. Uno che invece non manca mai è Alvaro Merto, che ha fatto cazzo. Alvaro. Ma le qualifiche sono andate benissimo, ma meglio di così non poteva andare. Sto contento, mi diverto. Grazie perché è un meccanico bravissimo. Mi farà oggi un pieno due secondi. Fai qualche foto. Sono contento, va bene anche. Passiamo a Mattia Nozza, che quest'anno gara italiana non è fatta neanche una. No, neanche una purtroppo. Neanche una quest'anno, però l'anno scorso è fatta. Bellissima prestazione. Dici un po' come sta andando, i materiali. Sì, allora corro con X3 lì sotto, motorino Rossi, e no, le qualifiche è tutto posto, divertenti, ho trovato un po' di interessante la roba, dovrebbe essere più o meno a posto per la finale. Speriamo di riuscire a fare bene. Benissimo, ti stai divertendo allora con Francesco De Roberto, che è un osso duro che si trova davanti oggi, certamente hai man basso ormai, eh? Ma oggi con Francesco De Roberto, che come molti di voi conosceranno, è la ditta Prismalia, praticamente molto ormai conosciuta in Italia per quanto riguarda soprattutto il settore batterie, ma anche elicotteri, motoscafi. Ormai lui praticamente da modellista importa dei prodotti che realmente rispondono alle esigenze dei modellisti, cioè non è semplicemente importare, chiunque vede un bel modello lo importa, ma se lo fa un modellista sicuramente è più facile importare un prodotto che sia veramente valido. E gli sta dando ragione, perché ormai dopo quanti anni che è aperto? Sono 6 anni, ormai anche a livello europeo il marchio si è diffuso, quindi è una realtà italiana, questo ci fa piacere. Parliamoci però adesso un pochino della gara. Bene, io corro con una Serpent e un motore Max. La gara nelle prime fasi sta andando benissimo, non ho nessun problema. Posso dire anche Marco, che è facile, sta davanti. Mi auguro che in finale la macchina, vada così e che vada anche così come era finora Marco. Bellissima gara. Ok, allora vi do appuntamento dopo al podio, spero di trovarvi sul podio, così potremo ripetere questa intervista con il retroconto finale. Grazie ancora.